Giornata nera da dimenticare per le due squadre matesine, Alife e Pienimonte, che hanno perso rispettivamente per 4-1 con la capolista Isernia, che rimane sempre più sola in testa alla classifica, e i Treppini, che con la squadra decimata si è presentato in casa del Venafro uscendone sconfitto per 2-1 con il bomber napoletano a secco e alla fine anche infortunato. Certamente si prevedeva difficile per Alife la gara con i molisani, così come poi è stato confermato dal campo, mentre la situazione poteva essere totalmente diversa per i Treppini se solo avesse ricomposto la spaccatura nello spogliatoio, diviso in due gruppi, uno a seguito di Matteo che ha lasciato la squadra e l'altro che pure è andato in campo ma alla fine ne è uscito con le ossa rotte da una situazione di spogliatoio a dir poco sconcertante. Tanto che stamattina anche l'allenatore Cagnale ha deciso di abbandonare la squadra. Non ci sono più le premesse, ci ha detto telegraficamente l'allenatore Sannita, senza giocatori non abbiamo prospettive, tanto vale chiudere qui. Ora tocca alla società trovare la formula per ripartire. Dove potrà andare senza una rosa completa? Solo il campo potrà dirlo. Da Piedimonte è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.